questa puntata analizzeremo yacht e super yacht da 24 a 40 metri di lunghezza, lasciando a un prossimo servizio l'analisi dei modelli ancora più grandi. Li abbiamo selezionati cercando per ciascuno di essi delle caratteristiche che li distinguono dagli altri, per offrire una panoramica la più vasta possibile su questo mondo fatto di pochi fortunati armatori e di tante eccellenti maestranze capaci di realizzare capolavori di stile, di bellezza e anche di tecnica. Saliremo a bordo di queste meraviglie, i Lumen 28M, un semidislocante espressione di modernità nel layout, nelle linee esterne e nel decor interno. Riva 90 Argo, il brand più famoso al mondo, rimane fedele ai suoi stilemi, ma riesce sempre ad affascinare, nonostante il mutare delle mode. Custom Line 106, il cantiere appartiene al gruppo Ferretti e sta riscuotendo in questi ultimi anni uno strepitoso successo. Azimut Grande 27 metri, il gruppo Azimut Benetti è da oltre 20 anni in cima al Global Order Book, cioè agli ordini del mercato mondiale. Amer 110, un costruttore che realizza i suoi yacht su misura per i suoi armatori. Abbiamo scelto questo modello anche perché ha 4 motori anziché i soliti 2. Majesty 110 ci mostrerà il livello raggiunto attualmente dal gruppo Gulf Craft, uno dei più importanti costruttori del mondo, con sede negli Emirati Arabi. Navetta 37, una vera nave, per dimensioni, larghezza, soprattutto comfort, capace di stupirci per la silenziosità sia in navigazione sia alla fonda, con soluzioni tecniche innovative. Benetti Fast 125. Per questo yacht due grandi marchi, Benetti e Rolls-Royce, che con i suoi sistemi di propulsione fa andare velocissima un'imbarcazione così grande. San Lorenzo 106. Il costruttore è il secondo più importante al mondo e abbiamo scelto questo modello perché ha un'innovativa propulsione, diesel ed elettrica. Pershing 9X, l'icona mondiale della sportività, un successo che ha conquistato con le prestazioni, frutto della tecnologia e dell'esperienza. Ecco il primo, i Lumen 28M. Ogni Dominator è un prodotto esclusivo, costruito attorno al suo armatore, che può scegliere il layout, il numero di cabine, l'arredamento, l'allestimento, ma anche il sistema di propulsione e quindi le prestazioni. Il design esterno è di Alberto Mancini, che ha trasferito su questo yacht alcuni degli stereotipi tipici dei mega yacht. Gli enormi volumi interni sono dissimulati da un'architettura che visivamente alleggerisce la struttura con finestre e sbalzi. L'hardtop apribile sovrasta il ponte sole. La beach area si forma aprendo il portellone del garage. È magnifico anche negli interni, disegnati da Luca Catino. Una preziosa decorazione cattura l'attenzione di chi entra nel salone. Al centro c'è la zona divani e tutto intorno comodi spazi di movimento e finestrature per godere della vista. La cabina armatoriale si estende da un fianco all'altro e si apre verso prua, dove troviamo una magnifica terrazza privata. Sul ponte inferiore, verso poppa, una cabina paragonabile all'armatoriale con affaccio su entrambi i lati. Ci sono poi altre due cabine VIP, una con letto matrimoniale e l'altra con due cuccette separate, ma come ho detto la configurazione può essere variata a piacere. Il quartiere equipaggio si trova a prua e comprende la cucina con zona pranzo, la cabina del comandante, quella per l'equipaggio, per un totale di 4 cuccette. Già, ma come viene costruito? Potete scegliere la migliore qualità, per esempio resina epossidica e fibre di carbonio che, secondo il costruttore, portano a una riduzione del peso dello scafo del 25%. Inoltre, la fibra di carbonio ha una resistenza tensionale 8 volte superiore a quella delle leghe metalliche. Insomma, è una barca anche robusta. Ha due motori MAN V8 da 1200 cavalli, accoppiati a invertitori V-Drive e trasmissioni in linea d'asse. Alla minima velocità di 6 nodi consuma solo 8 litri ora di carburante.
Sì, perché è uno scafo semiplanante, quindi ottimizzato per le basse e le medie velocità di crociera. A proposito, il range di crociera è compreso tra 12 e 15 nodi e la velocità massima è appena più alta. Riva 90 Argo è un capolavoro, firmato come sempre da Officina Italiana Design, vale a dire Mauro Micheli e Sergio Beretta. Ha una lunghezza fuori tutto di 28 metri e mezzo, ma è certificato come imbarcazione da diporto, cioè la lunghezza dello scafo rientra nei limiti di 24 metri. Il Flying Bridge si estende su una superficie di 46 metri quadrati. Ha alcune soluzioni tecniche molto gradevoli, come il mobile bar che si scopre elettricamente. Legno, acciai, laccati siglano il design e la plancia di comando è a scomparsa. Un passaggio laterale conduce dal Flying Bridge sino a prua, senza soluzione di continuità, per avere aree esterne, quelle del ponte superiore, sempre fruibili continuamente senza dover salire o scendere. Il pozzetto assume diverse configurazioni, spostando l'arredamento con meccanismi elettrici. Il mood degli interni riprende i classici stilemi dell'iconica eleganza riva, con rivestimenti laccati, essenze di pregio, cuoio, acciaio. Il salotto è arredato con poltrone, divano e la TV è inserita in una parete a specchio con accanto il mobile bar. La zona pranzo è per 8 commensali. La Master Suite, la cabina dell'armatore, si trova sul ponte principale, è a tutto vaglio ed ha una superficie di 30 metri quadrati. L'ambiente è illuminato dalla luce naturale che arriva dalle finestrature laterali, ma anche da questo punto luce qui nella scala che conduce al bagno, che si trova a un livello inferiore. Il marmo calacatta australe è usato per il lavabo, la doccia e il pavimento. Sul ponte inferiore ci sono poi altre tre cabine, quella a poppe e a tutti gli effetti una seconda master suite a tutto vaglio, che dà agli ospiti le comodità e il lusso che di solito sono riservati solo all'armatore. Le altre due cabine ospiti hanno letti matrimoniali oppure letti singoli. È costruita per infusione di resina vinilestere sottovuoto. Si possono installare due motori fino a 2435 cavalli ciascuno, che offrono una velocità di crociera di 25 nodi e una massima di 32 nodi. Insomma, non è solo bella, è anche veloce. Custom Line 106 è un 33 metri disegnato da Francesco Pavskoski. Lo scafo è planante, la sua velocità è espressa anche attraverso le linee del profilo e il disegno delle vetrate. Il Flying Bridge è grandissimo, si estende su una superficie di 53 metri quadrati ed è quasi tutto arredabile a piacere, con elementi fissi o mobili. È in gran parte protetto da strutture laterali e dall'hardtop. La zona prodiera fornisce un esempio dell'evoluzione di questi super yacht. Guardate, c'è un solo passaggio centrale, non due laterali. In questo modo rimane più spazio per il living e anche per i prendisole. È un concetto nuovo che però viene sempre più frequentemente utilizzato. Entriamo. Il salone riceve luce dalle finestrature e si sviluppa su una superficie di 40 metri quadri. L'altezza poi supera i 2 metri. La zona pranzo accoglie 10 persone. A poppa la porta finestra si apre completamente, concedendo ulteriore panoramicità all'ambiente. La cabina dell'armatore si trova a prua, sul ponte principale. All'ingresso troviamo lo studio, poi l'appartamento si apre a tutto vaglio per 6 metri e mezzo di larghezza. Il bagno ha il top, i rivestimenti e le nicchie di marmo pregiato. Una splendida scala con gradini a sbalzo su un elicoide d'acciaio conduce alle 4 cabine ospiti sotto coperta. Le due VIP a centroscafo hanno i letti rivolti verso il mare. Anche questi ambienti sono ampi e il bagno aperto ma separabile con porta scorrevole dona un maggiore senso di profondità all'ambiente. Ci sono poi altre due cabine doppie che possono essere completate con un terzo letto a pullman. Il Custom Line 106 è spinto da due motori da 2636 cavalli. Ha una velocità di crociera di 22 nodi e una massima di 26 nodi. Ma ciò che più mi ha sorpreso durante la prova di navigazione è la sua stabilità, anche in virata.
e la stabilità è proprio uno degli elementi più importanti su queste costruzioni, perché è comunque sinonimo di comfort. E adesso vediamo uno yacht del costruttore numero uno al mondo, il gruppo Azimut Benetti. Con il marchio Azimut viene costruito questo grande 27 metri. Il suo nome è semplicemente grande, ma lo merita, perché ha una larghezza superiore a quella di altri simili yacht. L'autore delle linee esterne è Stefano Righini. La prua ha tre terrazze su tre diversi livelli. Sul fly ci sono arredi per rilassarsi in tanti diversi modi. E il portellone di poppa ribaltato diventa una beach area. L'arredamento interno è firmato da Achille Salvagni, uno dei migliori 100 designer di interni secondo la rivista americana Elle Decor. Sul ponte principale il salotto è per 10 persone, il tavolo invece è da 8. Gli arredi sono pezzi unici, disegnati e realizzati a mano da esperti artigiani o dallo stesso architetto, e esprimono chiaramente l'eccellenza del Made in Italy. Nella cabina armatoriale si percepisce l'armonia tra i vari elementi di arredo. Le finestrature che scendono fino al pagliolo ci danno l'impressione di poterci tuffare in mare, da qui. La suite è completata dal bagno, diviso in due zone separate. Ci sono poi due cabine ospiti con letti separati e altre due matrimoniali. Il sistema di propulsione si compone di due motori MAN V12 da 1900 cavalli ciascuno e trasmissioni in linea d'asse, per una velocità massima di 28 nodi e un'andatura di crociera tipica di 25 nodi. Lo yacht si sviluppa ovviamente anche in altezza, ma le sovrastrutture sono di carbonio e ciò significa che il loro peso è inferiore. E questa è un'altra frontiera di questi grandi super yacht, un altro importante traguardo che Azimut ha curato in modo particolare proprio per migliorare la stabilità dell'imbarcazione, abbassando con questi materiali e questi metodi di costruzione il baricentro. Il cantiere Per Mare costruisce solo grandi yacht nelle sue sedi di Viareggio e di Sanremo. E questo è l'Hammer 110. Lo abbiamo scelto perché ha 4 motori, 4 unità diesel da 900 cavalli di Volvo Penta. Perché così tanti motori? Beh, la prima ragione è che Volvo Penta non dispone di unità entrobordo di grandissima potenza e allora, per arrivare ai 3600 cavalli che volevano, hanno dovuto utilizzare 4 motori da 900 cavalli. Le altre ragioni, secondo me, le hanno scoperte dopo. Ovvero sia una fantastica accelerazione, una straordinaria velocità in rapporto al peso potenza e consumi anche piuttosto contenuti. Il bello di uno yacht Hammer è che puoi fartelo costruire come vuoi. Beh, magari questo non è proprio il vostro stile, che dite? Però il lavoro è di alta qualità. L'armatore ha voluto un'atmosfera regale, siamo immersi in un'altra epoca, l'arredamento è un tributo al movimento Art Deco di 100 anni fa, stile Liberty. Guardate i sofà capitonè del salone. Questa è l'armatoriale e sembra che l'abbiano traslocata direttamente da un palazzo reale. Nel bagno hanno lavorato l'onice per esaltare il disegno e i colori. Hanno fatto un'altra scelta controcorrente. Su questo grande yacht ci sono solo altre due cabine per gli ospiti, ma sono molto spaziose. In ogni caso sappiate che l'Hammer 110 è previsto anche in una configurazione con 5 cabine, come più o meno tutti gli altri super yacht di questa dimensione. Hammer è molto attenta anche al dislocamento. Tutti i suoi yacht sono piuttosto leggeri. Adottano soluzioni speciali, come questa. Il rivestimento del ponte fly con sughero, certamente più leggero rispetto al classico massello di Tech. Majesty 110 ci porta a conoscere meglio il cantiere Gulfcraft, un costruttore degli Emirati Arabi che figura nella classifica dei primi 10 produttori di yacht nel mondo. Questa costruzione è completamente di vetroresina ed ha 1, 2, 3, 4 ponti.
Il profilo è molto armonico, guardate come digradano verso poppa un ponte sull'altro e verso prua ugualmente, insomma una costruzione interessante stilisticamente. Il salone è arredato con uno stile internazionale, cioè senza una precisa connotazione, salvo alcune scelte che sono state effettuate direttamente dall'armatore. Come è ovvio che succeda su uno yacht di questa dimensione, il proprietario esprime il proprio gusto, le proprie esigenze e il cantiere le realizza. Come per esempio questo balcone, che dal salone permette di uscire all'aperto, di affacciarsi sul mare. Sul ponte principale, a prua, preceduta da una palestra, c'è una cabina, una bella suite, ma non è l'armatoriale. All'armatore hanno dedicato un intero ponte dove, esclusa la timoneria, troviamo il bagno, la stanza da letto e poi una terrazza privata con vasca con idromassaggio. Per vedere le altre cabine bisogna scendere di due ponti su quello inferiore. Ci sono due matrimoniali e due a letti gemelli, ciascuna delle quali può avere una terza cuccetta a pullman. Nei bagni il pregiato marmo Dark Emperador. In sala macchine due motori MAN da 1873 cavalli ciascuno e la trasmissione è in linea d'asse. Ora pensate che questo yacht a lento moto a 6 nodi percorre 0,45 miglia con un litro. È un risultato straordinario. L'andatura di crociera arriva a 17 nodi e la massima prestazione è di 20 nodi. Gli stessi motori, in una versione depotenziata, vengono utilizzati anche sulle unità commerciali, quelle per i trasporti marittimi. Pensate quindi quanto sia grande la loro affidabilità e durata. Insomma, con questo yacht, quanti luoghi, quanti mari nel mondo potremmo visitare? La vetta 37 è costruita dal gruppo Ferretti. È lunga 37 metri e larga 8 metri. La sua carena è semiplanante ed ha un bulbo prodiero qui sotto il dritto di prua che serve per migliorarne l'efficienza, esattamente come accade per le grandi navi mercantili. Le forme e le linee sono opera dello studio Zuccoli International Project e del comitato strategico di prodotto del gruppo Ferretti, dove è presente anche l'ingegner Piero Ferrari. Sì, Ferrari, quello delle auto. Una delle nuove frontiere del lusso è il silenzio e su una vetta 37 sono state adottate delle soluzioni tecniche d'avanguardia. I pavimenti, i pagliolati, cioè ciascun ponte, è flottante, è sospeso con sistemi che ammortizzano e quindi riducono le vibrazioni trasmesse solitamente dai motori. Ma anche la linea di propulsione è dotata di giunti elastici che servono proprio a smorzare e a ridurre le vibrazioni e a rendere quindi la navigazione più confortevole. Ci sono ben 5 diverse possibilità di motorizzazione a 2400 a 3650 cavalli complessivi. Con i motori meno potenti la velocità arriva solo a 16 nodi, ma è grande, a 168 tonnellate di dislocamento. E a metà potenza rispetto ad altre, quindi è più lenta, ma è proprio un modo diverso di interpretare la grande imbarcazione e la navigazione, concedendoci il lusso del tempo, il lusso di viaggiare senza fretta. Nel salone c'è un living per 12 persone e una zona pranzo con tavolo di cristallo. Le porte vetrate automatiche si aprono sui passaggi laterali. A prua c'è l'appartamento dell'armatore. È una suite degna di un mega yacht. Il marmo color grafite riveste il bagno. Originale, vero? Le cabine ospiti sono 4, tutte ben illuminate dalle vetrate, fra le più grandi della categoria. Le due suite a poppa presentano identici allestimenti, con letto matrimoniale divisibile. Verso prua una terza suite e poi una cabina con due letti singoli. Il terzo ponte ospita la timoneria, un salone con divani e all'esterno a poppa una terrazza per pranzare o prendere il sole e a prua un'area relax riparata da tendalini. Il Fly è un ponte dedicato al relax e coperto da un aerodinamico hardtop sostenuto solo da montanti laterali.
un sistema brevettato permette di movimentare il portellone di poppa per riuscire a parare e ad alare meglio il tender e la moto d'acqua e anche per formare una grande beach area che ci riporta a un contatto più ravvicinato con il mare che purtroppo a volte su questi grandi yacht un po' si perde. Benetti Fast 125 è uno yacht molto grande e molto veloce. Sì, perché è costruito da Benetti e ha un sistema di propulsione firmato Rolls-Royce. La sovrastruttura è di carbonio e resina epossidica, materiali che riducono il peso, una qualità importante quando si vuol far correre velocemente una barca di queste dimensioni. Fast 125 appartiene alla tipologia semi-wide body, cioè una parte della sovrastruttura, qui a prua, si allarga. Vedete che le passeggiate sono interrotte e questo serve a dare più spazio alla cabina armatoriale che si trova in questa zona. La linea è un'opera di Stefano Righini. Il garage ad apertura laterale lascia più spazio alla beach area, che può includere anche un wet bar, là dove di solito troviamo i tender. Le superfici all'aperto sono vastissime e ci sono due vasche idromassaggio, una prua davvero grande, sembra una piscina. Il salone, si commenta da solo con la sua panoramicità e ampiezza e proseguendo il cammino verso prua sullo stesso ponte troviamo l'appartamento dell'armatore. Un allestimento semplice e senza tempo. Armadi per lui e per lei, un bagno diviso a metà con doppio ingresso e enormi finestrature sui fianchi che possono essere trasformate in terrazze sul mare. Sul ponte più basso ci sono 4 cabine per gli ospiti, 2 VIP con letti matrimoniali e 2 doppie con terza cuccetta a pullman. In sostanza accoglie fino a 10 ospiti in 5 cabine, mentre gli alloggi per l'equipaggio sono per 7 persone. Sapete dove alloggia il comandante? A poppa della timoneria sul ponte più alto. È una soluzione di sicurezza. Questa nave di 38 metri si manovra facilmente grazie al sistema di propulsione Rolls-Royce Azipool 65. È un pod drive sterzante con eliche traenti costruito interamente con fibra di carbonio che permette allo scafo di raggiungere una velocità elevata per un'imbarcazione che ha un dislocamento a secco, a vuoto, quindi di quasi 200 tonnellate, 24 nodi con 2 motori, ciascuno da 2636 cavalli. In questa rassegna di yacht e super yacht tra 24 e 40 metri abbiamo incluso uno yacht un po' speciale, è il San Lorenzo SL106, speciale perché? Perché ha 2 motori diesel e 2 motori elettrici. Saliamo a bordo, accendiamo i motori, quelli elettrici, e non sentiamo alcun rumore. Usciamo dal porto, ci muoviamo lentamente, senza disturbare le altre imbarcazioni. Possiamo quindi farlo anche di notte e ci portiamo lentamente in navigazione, sempre però più velocemente, sino ad arrivare a una velocità massima con propulsione elettrica di ben 10 nodi. È il risultato di un'innovativa installazione progettata e realizzata da Diesel Center, un'azienda italiana con sede nella provincia di La Spezia e da molti anni specializzata nei sistemi di propulsione dei grandi yacht, e non solo. Il sistema è composto da 2 motori diesel, 2 generatori, 2 motori elettrici e alcuni equipaggiamenti fondamentali per il controllo dell'energia a bordo. I motori sono MTU, uno dei più importanti costruttori di unità diesel per navi commerciali da diporto, ma anche per tanti altri veicoli, dai locomotori alle macchine movimento terra, insomma un colosso nell'industria meccanica mondiale. A bordo abbiamo 2 generatori da 150 kW e poi batterie per una capacità complessiva di 150 kWh. Praticamente l'energia che verrebbe consumata da un appartamento di modeste dimensioni nell'arco di un mese e che noi possiamo disporre in una sola ora a bordo di questo yacht. Grazie a questo equipaggiamento si può sostare a lungo in rada senza emettere alcun gas e senza fare rumore.
Navigando in dislocamento è molto conveniente utilizzare la propulsione elettrica, perché per andare a 9 nodi, per esempio, bastano 120 kW, cioè possiamo dosare l'energia meglio di quanto avviene con un motore diesel o a benzina. 120 kW equivalgono a 150 cavalli di potenza. Stiamo spostando uno yacht di queste dimensioni praticamente con l'equivalente di un fuoribordo di media potenza. Quando finisce l'energia delle batterie, accendendo i generatori diesel, produciamo la corrente necessaria per prolungare l'uso della propulsione elettrica. Ma c'è un'altra caratteristica molto particolare. State a vedere. Con i motori diesel in funzione riusciamo a raggiungere una velocità massima di 24-25 nodi se l'imbarcazione è molto leggera, ma a questo punto possiamo accendere i motori elettrici. Sono calettati sullo stesso asse e quindi la loro potenza si somma a quella dei propulsori diesel e funzionano come dei veri e propri booster e portano la velocità massima dell'imbarcazione a 26,9 nodi. Straordinario, vero? Concludiamo questa rassegna con una fuoriserie, il Pershing 9X. Se avete una supercar, beh, questo forse potrebbe essere il vostro yacht ideale. Non mi riferisco soltanto alla linea, sicuramente sportiva, ma anche alle sue prestazioni. È il risultato ovviamente di un'elevata potenza applicata, di sistemi di propulsione di superficie, ma anche di materiali e tecnologie di costruzione avanzati, come il carbonio, tutt'altro che banale per uno scafo di questa dimensione. Il Pershing 9X appartiene alla nuova serie alata, cioè con una sorta di ali che uniscono il ponte Fly ai fianchi qui a poppa. Come tutti i Pershing, porta la firma dello studio di Fulvio De Simoni. Pur avendo indubbiamente un profilo filante, non rinuncia a un piccolo ponte superiore per offrire il piacere e l'emozione di pilotare all'aria aperta un bolide come questo. Apprua un'area tecnica funzionale, poi il prendisole e un living da riparare con un tendalino. Il colore dello scafo e il decor interno sono ovviamente a scelta del cliente. È uno yacht apprezzato in tutto il mondo e il salone subisce le trasformazioni a secondo degli usi, dei costumi e delle diverse aree geografiche e delle culture dei paesi dove viene venduto. Gli interni sono firmati dall'architetto Francesco Guida. L'armatoriale si trova a centro scafo, sul ponte inferiore, non su quello di coperta come altri yacht che abbiamo visto in precedenza. È piena di arredi, eppure è ariosa. C'è la chaise longue, l'angolo beauty, la scrivania, due bagni. La cabina VIP, quella più importante dedicata agli ospiti, si trova invece a prua, ma sempre sotto coperta. Altre due cabine ospiti sono collocate lungo i fianchi e ovviamente ciascuna ha il proprio bagno. Il sistema propulsivo è diverso da tutti gli altri grandi yacht sinora visti. Si tratta di propulsione di superficie, le migliori per spingere uno yacht di queste dimensioni con tanta potenza a una elevata velocità. Monta due motori MTU, ciascuno da 2636 cavalli e corre sull'acqua a 42 nodi. Ora è persino difficile immaginare 80 tonnellate lanciate sul mare a questa folle velocità. È chiaro che i consumi sono in funzione delle andature e a tutta manetta consuma molto carburante, quasi 1000 litri ora. Ma attenzione, confrontiamo questo dato con quello più realistico, cioè con il consumo per miglio. In pratica a 42 nodi occorrono circa 23 litri per ogni miglio di navigazione. Ma uno yacht di pari misura, con le stesse caratteristiche, a 25 nodi consuma comunque 20, 21, 22 litri per miglio. Insomma, i consumi di questo yacht a manetta sono, direi, paragonabili a quelli di uno yacht che naviga ad andature di crociera. Straordinario anche questo. Abbiamo visto alcuni yacht nella fascia compresa tra 24 e 40 metri. Alcune caratteristiche sono simili per tutte queste imbarcazioni, altre invece li distinguono. Allora, cosa vi è piaciuto di più?
l'architettura del Dominator, i lumen 28 metri, oppure la classe del Riva 90 Argo. Il nuovo concetto di Flying Bridge utilizzato sul Custom Line 106, oppure l'arte, la tecnica impiegati per realizzare l'Azimut grande 27 metri. Preferite la propulsione con quattro motori dell'Hammer 110 oppure l'armonia della costruzione Majesty 110? Meglio il rilassante comfort della navetta 37 oppure l'eccellenza stilistica e le prestazioni del Benetti 125 Fast? O forse avete una coscienza ecologica e allora il vostro yacht ideale è il San Lorenzo SL 106? Oppure avete un cuore sportivo e non potete rinunciare alle prestazioni del Pershing 9X? Magari potessimo scegliere.